Allora, buonasera a tutti e grazie di essere venuti a questa conferenza stampa che oggi le associazioni di volontariato presenti e quelle che non sono presenti in questa conferenza stampa hanno dato pieno mandato per discutere della problematica che da qui a qualche minuto vi mettiamo a conoscenza. Il rapporto che c'è ultimamente tra la Regione Calabria, il Dipartimento della Protezione Civile e le organizzazioni di volontariato facente parte alla colonna mobile della Regione Calabria che in caso di emergenza dislocata equamente sul territorio dà, per quanto possibile, delle risposte tecniche operative. Oggi presente a questa conferenza stampa vogliamo ringraziare anche le nuove associazioni che si stanno avvicinando e che hanno a questo mondo di protezione civile e del volontariato, come la Stella Maris rappresentata da Elio Spinella e anche l'associazione Garibaldina che ha pieno mandato però per impegni di lavoro no, il presidente Benedetto condivide in pieno il nostro pensiero. Noi vogliamo informare così la cittadinanza tutta di quello che sta succedendo e anche le istituzioni, non so, la prefettura, se ritiene dopo queste comunicazioni che noi daremo oggi di intervenire, perché no, il presidente della giunta regionale facente funzioni, che sostituisce il precedente onorevole Giuseppe Scopellini. La Protezione Civile, il Dipartimento, partecipa con i POR 2007-2013 per l'acquisto di nuovi mezzi da destinare al settore della protezione civile. Questo impegno, 5 milioni di euro sono stati presi con i POR e 1 milione di euro è stato preso dal bilancio dei fondi della protezione civile regionale. Giustamente il presidente Scopelliti, con l'ex sottosegretario Torchi alla protezione civile e l'ex dirigente Mazzeo, hanno avviato una procedura per la dislocazione sul territorio al fine di garantire l'operatività al bisogno. Voi dite perché ci stiamo dicendo questo? Perché arriveremo al punto che oggi questo non si può più garantire, ma non l'abbiamo capito neanche noi il perché. Il presidente Scopelliti, questo è un testo ufficiale, testo della Gazzetta, fonte della Gazzetta del Sud, dice nuovi mezzi per la protezione civile, una nuova risposta in termini di concretezza ed efficienza oltre che ad una capacità di impiego produttivo dei fondi POR. Con il Presidente della Giunta regionale Giuseppe Scopelliti ha definito l'acquisto di 35 nuovi mezzi per il settore della protezione civile che ha presentato insieme al sottosegretario Torchia. In sintesi, dice il Presidente, dislochiamo in modo equo sul territorio alle associazioni che sono veramente da applauso e lodevoli nell'azione operativa e garantiamo un'efficacia con mezzi nuovi al sistema della protezione civile. Questi mezzi fanno parte della colonna mobile. Dopo l'assegnazione di questi mezzi, che è avvenuta in Catanzaro, sempre con atti ufficiali, prima convocazione per l'assegnazione, e poi convocazione operativa materiale, ad ogni associazione è stato dislocato un mezzo. I mezzi sono polifunzionali, fanno del soccorso non solo per gli incendi senso lato, diciamo, non solo antincendio boschivo, perché uno dice antincendio e si intende solo l'antincendio boschivo, però hanno delle funzionalità tecniche per gli interventi operativi avanzati, che poi il collega Nuccio Foti del Rangers International entrerà anche nel merito di questa situazione. Allora, Presidente Scopelliti, il dirigente Mazzeo, il sottosegretario Torchia attivano la procedura, assegnano i mezzi e garantiscono i servizi al territorio calabrese. Attivazione per maltempo a Caulonia. L'associazione Melito Portosalvo viene attivata per andare a supporto del sindaco di Caulonia, perché per causa del maltempo ha avuto problemi alla condotta idrica. Mezzo c'è a disposizione, mezzo fa parte della colonna mobile, si sale a bordo, si va a Caulonia e si dà supporto al sindaco.
Attivazione per sempre associazione di Merito Porto Salvo. Io parlo Merito Porto Salvo che abbiamo qui le carte e possiamo dimostrarle alla stampa, però questo vale anche per i Rangers, vale per l'associazione di Bagnara, vale per tutte le associazioni che operano e che hanno avuto l'assegnazione dei mezzi. Ospedale Tiberio Evoli. C'è un problema idrico, guasto, falda acquifera, problemi tecnici. Si è garantito per il servizio all'ospedale Tiberio Evoli. Per l'ospedale stiamo parlando, quindi è sempre un'azione che si fa come colonna mobile. Questo non mi attivo perché sono bello io, ma mi attiva la Regione Calabria e si è garantito anche questo. Problema al comune di Condofuri, idrico, l'associazione Stella Maris, non avendo i mezzi ancora ad oggi, voglio dire, si ci fa chiamare dal sindaco e con i volontari della Stella Maris, perché devono essere integrati al sistema di protezione civile, si interviene e si dà supporto a Condofuri Superiore. Il sindaco non fa altro che fare un elogio a quello che noi abbiamo fatto. Qualche giorno fa, ahimè, arriviamo al punto, e poi tante altre associazioni, altri comuni, emergenza idrica. Quindi dopo aver pianificato l'emergenza, con, dico, la vecchia, chiamo, uso questo termine, gestione regionale del Dipartimento della Protezione Civile, perché sono cambiati sia il dirigente che il sottosegretario e che il presidente della giunta regionale, ci arriva una comunicazione tipo: consegna mezzi AIB e mezzi per AIB 2014. Per sopperire alle esigenze che derivano dalla lotta agli incendi boschivi, il veicolo regionale modulo Isuzu e Autobot Iveco 140 con allestimento AIB assegnato in comodato d'uso gratuito dovrà essere consegnato presso il settore regionale della protezione civile con decorrenza immediata. Eventuale mancanza consegna sarà considerata omissione di soccorso. Noi abbiamo pianificato l'emergenza. Adesso noi non possiamo rispondere a eventuale soccorso, perché dopo vari incontri al Dipartimento veniamo a conoscenza che questi mezzi della colonna mobile, che sono allestiti anche per l'antincendio boschivo, ma non solo per l'antincendio boschivo, vengono dati a settore diverso, settore Calabria Verde, ex AFOR, che ex agricoltura, quello che era tutto quello che era all'AFOR, no. Anche gli incendi boschivi, perché no? Però hanno i loro uomini e i loro mezzi. Non è del settore della protezione civile, è un altro settore. Perché quando ci sono stati questi POR, si sono comprati dei mezzi per la forestazione, per gli incendi boschivi e mezzi per la protezione civile, perché la protezione civile non fa soltanto l'incendio boschivo, allagamenti, cioè interviene su tutto quello che è l'emergenza. Poi, per dire, si parla di antincendio, ma non è antincendio, dell'allestimento antincendio non è detto che l'antincendio è soltanto boschivo, può essere un cassonetto, può essere un'autovettura, e questi mezzi sono polifunzionali, scusate che un po' anche di emozione per le telecamere, polifunzionali, hanno tante funzioni, hanno compiti di protezione civile. Ci saranno 10 interventi sul territorio, parliamo dell'area grecanica, noi andavamo fino allo scorso anno di supporto alle squadre AFOR con mezzi e uomini, anche con questo mezzo, sempre attivati dalla Regione Calabria perché noi abbiamo aderito alla campagna EB 2013, che oggi non ce le hai questi mezzi. Quindi come vai a supporto di un'eventuale emergenza? Che questi mezzi sono impegnati per l'ordinario, perché la legge dice le regioni, le province e gli enti locali devono gestire l'antincendio boschivo, giusto, l'hanno dato a Calabria Verde, nulla toglie a Calabria Verde, noi non ci vogliamo sostituire a nessuno, noi vogliamo collaborare, però fino allo scorso anno la protezione civile ha gestito in prima persona gli incendi boschivi, quindi era nel sistema della protezione civile, quindi questi mezzi venivano utilizzati da uomini di protezione civile, da persone addestrate, perché hanno altre funzioni, ripeto, ve lo dirà poi tecnicamente Nuccio Foti, non è soltanto apri l'acqua e tira l'acqua, voglio dire, hanno dei sistemi che non stai attento, poi il personale se qualificato o non qualificato, questo non lo possiamo dire noi, però noi possiamo dire che noi a oggi non possiamo garantire quei servizi che il presidente Scopelliti insieme al sottosegretario Torchia e all'ex dirigente Mazzeo hanno garantito con un plauso da parte mia, non faccio politica perché è mio costume non fare politica,
garantire i territori. Hanno applicato, oggi ci ritroviamo che se non restituiamo i mezzi ci denunciavano alla procura per interruzione di pubblico servizio. Secondo me questi mezzi sono della colonna mobile. Da quello che noi abbiamo letto sono della colonna mobile, da quello che ha detto sempre ritorno politicamente e non la Regione Calabria con atti ufficiali, sono della colonna mobile, quindi qui c'è un po' di confusione. Io in questa parte introduttiva che ho fatto, fra virgolette giuridiche, non chiedo l'intervento del Presidente facente funzione della Giunta regionale ad aprire un tavolo operativo per garantire anche ai sindaci, quale autorità prima sul territorio di protezione civile, anche ad affrontare altri tipi di emergenza e non solo gli incendi boschivi. Noi abbiamo mandato una lettera al prefetto di Reggio Calabria mettendolo a conoscenza che dovevamo restituire il mezzo, visto la nota che ci è arrivata dalla Regione Calabria. L'abbiamo fatto qualche giorno fa. Ora non... 21, 22. Sì, l'abbiamo fatto il 9 luglio. Abbiamo fatto un fax dove mettevamo a conoscenza che la Regione ha richiesto, perché giustamente la Prefettura e le unità operative provinciali erano a conoscenza e noi avevamo questo mezzo, quindi quando c'era l'unità di crisi in Prefettura, il rappresentante della Regione, o se ci sarà fra un'ora noi non lo possiamo sapere, il rappresentante della Regione operativo sa che a Meneto Porto Salvo c'è un'autobotte, ci sono due gruppi elettrogeni, ci sono 10 volontari, che a Saline c'è un Isuzu con particolarità di tecniche operative, che a Condofuri ci sono 20 persone e 2 mezzi, cioè oggi questo mezzo di protezione civile non c'è più alle associazioni facente parte della colonna mobile. Sì. Sicuramente, ne sono testimone io, loro mi sono di supporto in tutto e per tutto, in qualunque momento, in qualunque necessità comunale, io mi rivolgo a loro, anche perché la mia associazione è nata da poco, ma fortemente motivata intanto a svolgere l'attività di protezione civile, dove abbiamo delle persone con delle capacità specifiche. Non è che noi mettiamo in campo persona non qualificata, perché fare l'incendio boschivo bisogna avere delle persone qualificate e ogni associazione ha delle persone qualificate, assicurate e voglio dire pronte ad intervenire. E io sono impossibilitato ad intervenire se non mi rivolgo agli amici, come vogliamo chiamarli, o le altre associazioni, a un sistema di rete che noi stiamo cercando di portare avanti. Ma io parlo di Foti, parlo di Mandica, ma parlo anche delle altre associazioni che non sono presenti, alle quali va sempre il mio ringraziamento, perché è un'associazione che nasce da poco e sicuramente ha molte difficoltà nei confronti di tante altre esigenze che disconosciamo ma che comunque vogliamo conoscere, e grazie a loro, insieme a loro, noi riusciamo a sopperire a tutte le nostre carenze. Ecco, anche se come associazione ho chiesto i mezzi e non mi sono stati dati, anche se noi sappiamo con certezza e l'abbiamo contestato al sottosegretario, l'abbiamo contestato al responsabile, che ci sono delle associazioni con pochissima gente operativa ma con moltissimi mezzi. Non è compito mio andare a vedere, però sicuramente come si dice, attenzione Regione, nella distribuzione c'è qualcosa che non quadra. Attenzione Regione, noi vogliamo lavorare, ti siamo di aiuto, perché è la collaborazione tra Regione, Provincia, Comuni, e noi siamo disponibili, grazie a loro io posso lavorare, tra virgolette, chiaramente lavorare, perché l'associazione non lavora, dà il suo contributo, anzi con loro io posso avere delle certezze, perché loro mi davano i mezzi che io non ho, se non quelli privati nostri che comunque sono dell'associazione. Ecco, di tutto questo noi ne abbiamo parlato al Dipartimento, ci siamo stati più volte con Mandica e gli altri colleghi e anzi addirittura abbiamo anche, come si suol dire, alzato un pochettino la voce dentro la normalità, chiaramente la dialettica, e non siamo stati ascoltati, non siamo stati ascoltati per l'assegnazione di un mezzo a un'associazione nata da poco, e ci tengo a ripetere, nata da poco ma fortemente motivata, non siamo stati ascoltati neanche quando siamo andati a dire signori, voi ci mettete in ginocchio perché abbiamo tutti pianificato un po' le cose, adesso io mi ritrovo
un'associazione nuova, due associazioni che da tanti anni operano e ringraziando Dio sanno operare bene e loro lo sanno perfettamente, che non possono neanche aiutarmi. Ecco, questo è quello che secondo me va fatto e va detto senza niente nascondere, dicendo noi ci siamo, ma siete voi che non ci volete. A questo punto dobbiamo anche, posso permettermi a dire questo. Poi ritorneremo a settembre quando ci sono le emergenze diverse. Quindi io dico grazie a Nuccio Vuote, dico grazie a Massimo Mandica che nei momenti di bisogno, a Invesi, a tutti gli altri che in qualunque momento mi sono stati vicini. Ecco, la mia presenza è per la rete che noi stiamo costruendo, ma è anche dire grazie apertamente a chi mi è stato vicino e chi giornalmente nei bisogni dell'associazione mi aiuta. Noi siamo qui apposta. Io, prima di dare la parola a Nuccio, volevo ringraziare anche Antonello Invesi dell'associazione Max, ha un nome particolare, però l'associazione di Bagnara, una persona che con noi non è presente in aula per impegni di lavoro, e anche a Galluccio di Cittanova. Nuccio Foti. Sì, salve a tutti. Premesso che già noi partiamo delusi, amareggiati e devo dire anche scoraggiati, visto che la nostra quindi ricevendo una lettera, un fax come quella che ha anticipato il collega Massimo, non sto qui adesso a rispiegarlo, minaccioso ovviamente, una volta letto siamo rimasti veramente sbalordito di quanto scritto, addirittura venivamo denunciati se non veniva consegnato, non conoscendo neanche il nostro parere, perché io ho comunicato il mezzo è tuo perché è proprietà della regione, quindi non abbiamo nulla in contrario a consegnarlo. In ogni caso, accennando sui mezzi che ha detto Massimo, visto l'assegnazione che è stata fatta sul territorio, questi mezzi sono mezzi polivalenti, parlo specialmente dei pick up, dove sono equipaggiati di un modulo antincendio che, oltre al classico aspetto dove si spruzza l'acqua, sono equipaggiati di un cannoncino che è un sistema particolare che spara acqua e aria, che è adibito solo a delle squadre che abbiano fatto un corso avanzato, praticamente un soccorso avanzato. Questo cannoncino potrebbe essere un'arma, va utilizzato per altri scopi ovviamente, ma non per l'antincendio boschivo. Questi mezzi sono stati assegnati adesso a queste squadre, probabilmente avranno fatto un corso, io ho qualche dubbio. Quindi questi mezzi sono stati dati, secondo me, intanto sono stati tolti a delle persone, ovviamente io mi auguro che tutti siano all'altezza, io parlo comunque in ogni caso della nostra associazione di cui aveva in possesso incomodato gratuito momentaneo questo mezzo, in grado di utilizzarlo. Quindi penso che anche gli altri, queste squadre non sappiamo se sono in grado di utilizzarlo, quindi viene tolto a del personale qualificato dove ha operato sul territorio. Noi abbiamo operato che i mezzi sono stati dislocati tra l'autobotte che ce l'aveva Melito, il pick up a Saline, anche se noi siamo già in possesso di altri mezzi, lavoravamo in rete, in squadra, quindi coprivamo tutto il territorio a supporto anche delle altre istituzioni, ovviamente Vigili del Fuoco, Forestale, anche quando c'era l'Afro sul territorio, eravamo le associazioni che operavano sul territorio avendo anche questi mezzi, anche dando supporto oltre che a fare proprio l'intervento attivo direttamente. Quindi stavo dicendo, questi mezzi sono dei mezzi polivalenti, utilizzati per altri scopi come li abbiamo utilizzati, perché sono anche dotati di una cisterna in acciaio inox dove possono essere utilizzati anche per il trasporto di acqua potabile. Quindi il nostro territorio è palese ormai che da anni soffre di una carenza, c'è un'emergenza idrica ormai ogni anno ci perseguita. Quindi noi facevamo veramente da spola, ovviamente attivando una volta che i sindaci ci attivavano, a fare da trasporto di acqua potabile, anche se non potabile, visto nonostante tutto i mezzi possono essere certificati per questo, ma perlomeno come uso igienico-sanitario,
alle famiglie dove avevano questa carenza e abbiamo lavorato veramente di continuo con questa emergenza, sia con l'autobotte e vista la morfologia del territorio era necessario l'utilizzo del pick up, perché l'autobotte grossa ovviamente non può raggiungere alcune borgate dove c'era necessità di acqua. Esatto. Detto questo, parlo anche amareggiati perché l'associazione nostra opera dal territorio da circa 20 anni quasi, nonché ha fatto una convenzione con la Regione Calabria per lo spegnimento dell'incendio boschivo. È la prima convenzione che la Regione Calabria ha fatto nel 2002, 14 associazioni in tutto. Da allora la nostra associazione ha stipulato convenzioni per l'antincendio boschivo con la Regione, mettendo a disposizione i nostri mezzi, dove veniva rimborsato un rimborso forfettario e nonché un rimborso sugli automezzi. Quindi la nostra associazione riteniamo che sia esperta nello spegnimento degli incendi boschivi, questo non lo diciamo noi ma lo possono dire anche le autorità del territorio dopo aver ricevuto innumerevoli insomma elogi. Il discorso è questo, che noi non riceviamo rimborsi dalla Regione Calabria dal 2009. Ci è stato dato solo un acconto di 5.000 euro dell'antincendio 2009, ma non abbiamo solo antincendio, perché la Regione Calabria ci ha attivato continuamente per tutte le altre emergenze, dalla ricerca persone, dall'emergenza idrica, agli alluvioni e tutto quanto. Quindi noi abbiamo affrontato delle spese, quindi non ci siamo tirati indietro quando la Regione ci ha chiamato e abbiamo anticipato dal 2009 fino adesso almeno 20.000 euro di spese che l'Associazione ha tirato fuori anche dalla parte dei volontari e personalmente mettendolo di tasca, altrimenti non potremmo andare avanti. Quindi noi abbiamo dato fiducia alla Regione e ancora dobbiamo ricevere questi soldi. Quindi abbiamo ricevuto questo ringraziamento con questo fax, che ancora lo devo digerire sinceramente, perché personalmente ancora non mi sono incontrato con i dirigenti della Regione Calabria, ma faremo la nostra strada. Le squadre che operavano con questi mezzi sono conoscitori del territorio, prima di tutto, quindi avendo questi mezzi dislocati in zone strategiche è ovvio che chi ci vive sul territorio, noi conosciamo tutte le stradine. Conosciamo il percorso degli incendi, perché ormai sono decenni che gli incendi percorrono il nostro territorio e quasi annualmente alcuni incendi percorrono sempre lo stesso tragitto. Quindi noi già possiamo dire che quasi conosciamo il modo di muoversi degli incendi, quindi già una volta sul territorio queste squadre che hanno sempre operato sicuramente avrebbero ovviamente più chance nel gestire un incendio, ovviamente oltre ai direttori di spegnimento che sono stati sempre bravissimi nell'eseguire le loro funzioni. Poi un'altra cosa, perché sono state escluse le associazioni di volontariato da questo progetto? Noi non sappiamo perché, perché ci sono associazioni, io conosco associazioni in tutta la Regione Calabria, ancora più anziane di noi che facevano antincendio boschivo. Quindi penso che lo stesso problema sicuramente a questo lo avranno anche loro. Perché sono state escluse le associazioni? Non sono state convocate prima per farle partecipare, visto che ci sono associazioni come la nostra che già dispongono di automezzi, di cui, pensando che la Regione ci avrebbe in qualche modo coinvolti, abbiamo già attivato le assicurazioni di questi automezzi, già spesi i soldi, fatta la manutenzione, quindi abbiamo speso bei soldini per metterli su strada, pensando che la Regione ci avrebbe coinvolto in questo. Così non è stato, quindi già abbiamo avuto un'altra batosta in questo. Però, come ripeto, vorrei sapere il motivo perché non sono state coinvolte le associazioni, quando poco tempo fa è stata fatta anche una conferenza a Lamezia con la Forestale, dove tutti quanti, sia la gente regionale, avevano anticipato la collaborazione delle associazioni di volontariato. Ecco perché ci siamo esposti ad anticipare questi soldi. La Regione ovviamente è quella che stipula il piano dell'antincendio boschivo, quindi è lei che decide, stila un piano per l'antincendio, ci sono queste somme, vanno stipulate tanto ai Vigili del Fuoco, non sappiamo quest'anno se fanno convenzione o con le forestali o con le associazioni, fatto sta che la Regione stipula questo piano antincendio boschivo di cui noi ogni anno quasi eravamo a conoscenza. Quest'anno, almeno
parlo io e anche a nome sicuramente no, loro, tutti, no. Noi non sappiamo, dalla generale come questo trattamento che ci ha escluso da questo, non siamo, abbiamo avuto soltanto questa chiamata, restituita ai mezzi per darlo ad altro settore. Darle a un altro settore che ovviamente ancora non sappiamo come... Al settore, una cosa che volevo soltanto aggiungere, tutto quello che ha detto Nuccio Foti lo sottofirmiamo immediatamente. L'esclusione, così io sono stato alla regione, è giusto dirlo, dice quest'anno gestisce tutto la forestazione. Ma c'è scritto che le associazioni di volontariato fanno parte di un sistema operativo per lo spegnimento del fuoco, se parliamo di antincendio boschivo soltanto. Ma non ci hanno neanche detto come negli anni precedenti, certo. È stato sempre fatto, anche con la forestazione, con l'assessorato. Sì, infatti. Precedentemente c'è stato degli anni che la forestazione ha gestito l'antincendio. E poi parliamo dei mezzi, che sono mezzi della colonna mobile, che hanno funzioni anche diverse. Diciamo sono mezzi adibiti per l'antincendio boschivo, questo e poi una sarà premessa. Poi un i presenti approfondimento. Hanno avuto un mezzo dato nel 2013 febbraio per tutti gli interventi a 360 gradi garantiti. Ci sono realtà che ne hanno 7-8 mezzi della regione Calabria che non sanno neanche dove, e noi gliel'abbiamo fatto presente che conosciamo le associazioni. E loro ci danno una risposta molto evasiva dicendoci che sono stati assegnati i POM, però io non ci sto, vado a chiedere ai POM, i quali POM mi danno poi la garanzia a un solo mezzo, gli altri non sanno darci una giustificazione, ma non parlo del semplice impiegato, io parlo di chi gestisce il parco macchine, il dottore Giacotta per esempio, con cui ho avuto anche qualche diverbio, perché avevo chiesto delle spiegazioni, dico perché non mi date la possibilità di poter operare in una zona così impervia, in una zona dove c'è tanta carenza e bisogno, e le sue risposte mi dicono questo viene ritirato, l'altro viene ritirato e gli altri non lo so. E non credo che chi gestisce un parco macchine, chi gestisce denaro pubblico possa dare delle risposte a delle associazioni che lavorano per loro, per il territorio, perché noi ci crediamo nel lavoro del territorio. Gliel'abbiamo detto al dottore Giacotta, gliel'abbiamo detto al sottosegretario onorevole Dima, gliel'abbiamo detto anche al dirigente. Noi vogliamo lavorare, ci dovete dare la possibilità, perché noi siamo le vere forze che guardano sul territorio. Ecco, questo è quello che io torno ancora a ripetere. Non è possibile che il sistema regione disconosca i mezzi a chi li ha dati, perché quando chi è responsabile mi dà la risposta sono assegnati come, io ci credo, non posso dire di no, per educazione, per rispetto anche alle persone, però vado a guardare, guarda caso su 6 mezzi che lui mi dice 3, 4 e 5 che sono state assegnate al COM, io vado nei comuni dove mi dice che sono assegnati e non risultano assegnati. Ecco, questo mi fa stare un po' male, questo mi dà la forza però di lottare, perché chi vuole lavorare, e io posso lavorare grazie alle associazioni che mi sostengono con i propri mezzi, mi batterò continuamente fin quando la regione non darà delle risposte sicure, fin quando la regione non ci dirà a chi sono stati assegnati i mezzi, giustamente, perché non sarò io mai a dire, però se la regione assegna i mezzi a chi non lo usufruisce poi di tutti i mezzi, credo che sia un errore per quanto mi riguarda. E allora diciamoci anche la verità, però poi ci ritiri i mezzi, però li conosci dove a chi li hai assegnati questi mezzi, chi conosce a chi tu vai a fare dei danni e non li metti in condizione di poter operare nel giusto. E allora noi diciamo regione tu e sono mezzi tuoi, perfetto, noi non possiamo farci nulla, possiamo contestare, possiamo, però non possiamo obbligarti a lasciarti. Però ti diciamo anche questo, siccome tu spendi denaro pubblico, siccome tu regione fai queste attività, dacci anche delle spiegazioni che da 8 mesi come Stella Mare si vada a chiedere al dottore Giancotta, al sottosegretario, e che anche i capostrutture non mi danno una risposta. Noi naturalmente quello che oggi abbiamo detto, ripeto, noi naturalmente tutto quello che noi abbiamo comunicato alla stampa
alle televisioni che ringraziamo la loro presenza, è tutto supportato da documenti. Siamo arrabbiati anche, usiamo questo termine, perché dopo anni di collaborazione con la Regione, anche con crediti nei confronti della Regione, siamo stati sempre disponibili all'operatività perché ci teniamo ai nostri territori. Perché se succede qualcosa non ha nessuno la bacchetta magica, quantomeno lo scrupolo di intervenire e dare una prima risposta. Noi solo questo chiediamo, chiediamo che si apra un tavolo operativo in presenza, se possibile, perché ci sono anche altri impegni, del Presidente della Giunta regionale e discutere con carta in mano e con, se smentiscono questo che ha detto l'onorevole Scopelliti nella sua gestione, voglio dire, facciamo tre passi indietro se ci sono altri documenti, ma noi abbiamo girato dappertutto e la conferma è sempre quello che noi stiamo sostenendo: mezzi della colonna mobile, mezzi destinati ai servizi di protezione civile, mezzi che hanno garantito gli interventi sui territori dislocati equamente, non si possono più garantire quei servizi. I sindaci. Noi siamo molto limitati, anche perché possiamo dire che le operatività oggi delle strutture di volontariato sono al 40%, e già dico una cosa grossa, perché su 5 mezzi ne è assicurato uno. Sui soldi, sui crediti che hai della Regione, stiamo parlando della Regione o dei comuni, devi fare gli atti ingiuntivi, decreti, c'è tutto un iter amministrativo, il giudice, il pignoramento, poi opposizione al pignoramento, perché ci sono anche delle strutture che ti fanno anche l'opposizione. Dopo che ti assegnano il servizio, lo svolgi, anticipi le somme, le rendiconti, non te li pagano e ti fanno anche l'opposizione al decreto giudice. Quindi ci sono dei tempi tecnici che vanno alle lunghe. Noi possiamo dire che siamo a un 40%. Non sappiamo poi se possiamo, scusa, intervenire anche su un incendio, perché abbiamo problemi anche con i nostri mezzi, con le pompe, con le assicurazioni e quant'altro. Quindi quello era indispensabile, quantomeno mettevamo soltanto il carburante e poi i sindaci vari ci potevano fare il carburante a spese dei loro enti e noi avevamo tutta l'operatività possibile e immaginabile. Abbiamo lavorato bene da febbraio 2013 al 7 luglio 2014. Io volevo aggiungere una cosa. Volevo aggiungere e far presente magari qualche dirigente che ci ascolta. Attenzione a non sottovalutare il volontariato come state fatto ora. La forza motrice della protezione civile è il volontariato. Senza di esso la macchina si fermerebbe. E attenzione a una cosa come hanno fatto. Questa scelta è stata fatta come se praticamente il volontario sarebbe una persona inutile. Il volontario di protezione civile, parlo ovviamente per le persone qualificate, io non posso esprimermi per tutti, ma per una buona parte di quello che incontriamo sul territorio dove operiamo insieme, è una persona qualificata che opera come operano tutte le altre forze di polizia. In questo momento stanno operando nello sbarco degli immigrati, abbiamo operato in tutte le emergenze inimmaginabili che si possono immaginare e che ci sono state sul territorio e anche fuori. Quindi il volontario non è secondo a nessuno, quindi deve essere trattato come tutte le altre forze che ci sono sul campo, anche se non è remunerato. Il volontario è remunerato soltanto ovviamente da un grazie di chi sta aiutando in quel momento, ed è ovvio che anticipa anche dei soldi e che dovrebbe ricevere, che in questo caso non sta ricevendo. Quindi attenzione. Una volta passata l'emergenza incendio boschivo, poi arriverà l'inverno. Probabilmente manderanno queste persone di Calabria Verde anche per queste altre emergenze. Per attività di protezione civile. Vedremo se riusciranno poi perché ovviamente una volta trattati in questo modo, secondo me, noi non siamo disposti ad anticipare soldi come facevamo negli alluvioni, anticipare per giorni negli interventi, somme per le cibarie dei volontari, mezzi e tutto carburante, quanto. Carburante, tutto quanto. Si fa male con una persona. Bisogna un attimino valutare la cosa. Probabilmente i nostri dirigenti avranno un piano loro strategico che riusciranno a sopperire anche questo. Questo è un modo, secondo me, già il volontariato in questo momento sta soffrendo più di tutti, come tutte le altre categorie, la crisi.
Vuol dire che i nostri dirigenti della protezione civile regionale stanno facendo in modo che il volontariato se ne vada a casa. Così poi vedremo ovviamente se le loro strutture riusciranno a sopperire le emergenze che ci sono sul territorio e le persone che hanno avuto sempre bisogno. Ripeto, e concludo con la frase che ho iniziato. Io credo questa cosa come una persona, a nome mio e di tanti volontari, amareggiata, delusa e anche arrabbiata, come ha detto Massimo, per il trattamento che abbiamo ricevuto. Mi auguro che ci sia un interessamento dei nostri dirigenti dove venga interpellato anche il volontariato. Io vi ringrazio e chiudiamo, almeno io non ho nulla da dire. Vuoi aggiungere qualche cosa? Vuoi aggiungere qualcosa, Carmelo? Grazie a voi operatore della stampa che ci avete ascoltato e che ci aiutate sicuramente poi a continuare questo percorso che abbiamo iniziato, un percorso di, diciamo, di fraternità, per carità, di collaborazione, perché quando ci sono i problemi e di voglia di fare qualcosa per il nostro principalmente territorio, ma comunque dove siamo chiamati noi ci siamo e ci saremo sempre. Un'altra cosa e concludo pure io, naturalmente se dopo questa conferenza stampa, l'uscita, l'inserzione sui giornali, qualcuno ci chiamerà, ci coinvolgerà, tratteremo laddove è possibile, se possiamo usare questo termine, se ci saremo o non ci saremo, con note positive o negative, noi vi inviteremo di nuovo e vi diremo, faremo il punto della situazione. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie a voi. Grazie.